chiamo Giacomo Della Toffola e sono l'Operation Manager del gruppo Della Toffola. Sono qui per mostrarvi oggi il nostro Omnia Filter, un filtro tangenziale dedicato all'uso in cantina per la filtrazione di tutti i prodotti oggi filtrabili. Significano fece di fermentazione e anche fece non fermentate, cappelli di flottazioni e naturalmente anche il vino, che è l'inizio della sua storia. Questa macchina presenta come particolarità un prefiltro che permette di eliminare la materia solida che andrebbe a intasare le membrane ed un brevettato sistema di aspirazione delle fibre e di eventuali prodotti intasanti che potrebbero fermarsi all'entrata delle membrane. Questo nuovo brevetto permette non solo di rimuoverli dalla parte superiore delle membrane, ma anche di estrarli dal sistema, permettendo una filtrazione che sarà prolungata nel tempo, dando una costante portata e quindi capace di lavorare anche grandi volumi. Questo invece è il nuovo impianto di resine che permette di controllare la stabilità tartarica e il pH dei prodotti che ci passano attraverso grazie all'utilizzo delle resine. È una procedura totalmente automatica. Il sistema vi permette di controllare la vostra quantità di potassio e quindi ridurre la precipitazione eventuale di cristalli in seguito. La macchina è in esecuzione completamente in acciaio, tutta automatica, vi permette di lavorare sia su un prodotto che su due prodotti contemporaneamente, oppure su un prodotto unico in maniera perfettamente continua. Sfruttando i due serbatoi permette di lavarne uno mentre sta lavorando l'altro. Chiaramente l'opzione di poter usare due prodotti contemporaneamente diversi vi permette di lavorare in un serbatoio con un prodotto e nell'altro in un altro. Questa lavora su una porzione del prodotto da trattare e vi permette di controllarne la presenza di calcio e il pH. Questa è la pressa inertizzata che permette di pressare l'uva mantenendola in un ambiente inerte, quindi priva di ossigeno. La accoppiata membrana centrale, membrana elastica, pressa chiusa, ci permette di, a differenza degli altri sistemi oggi sul mercato, di utilizzare non azoto riciclato, ma di consumarne talmente poco da poter usare azoto sempre nuovo. Il sistema permette di controllare la presenza di ossigeno in maniera tale da ridurre ogni tipo di ossidazione del prodotto che viene pressato all'interno. Chiaramente questa opzione è funzionale, il che significa che se si vuole fare una scelta di qualità di prodotto in uscita, si può determinare quale di questi deve essere inertizzato e quale altro invece può essere trattato con aria. In questo caso la macchina monta anche una membrana elastica centrale che permette di ridurre i volumi di aria in ingresso e quindi di ridurre le consumazioni di azoto. Imar, parte del gruppo Della Toffola, presenta in fiera l'ormai riconosciuto sistema di vinificazione con il serbatoio Selector. Questo è in grado di permettere un'estrazione molto più intensa di qualsiasi altro sistema oggi sul mercato e con le varie opzioni tipo Oxy Plus vi permette anche di controllare la quantità di ossigeno da apportare al prodotto durante la sua fermentazione. Il sistema è totalmente automatizzato e può essere controllato da remoto via PC o sul posto via PLC, nel quale inseriti i dati vi permetteranno di controllare la vostra vinificazione fino alla fine del processo.